Ok ragazzi, ora che ho messo tutto sul piatto, vi dico che secondo me il vincitore del premio di MVP 2020-2021 è... Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone, mancano meno di 10 partite alla fine della stagione, direi che è giunto il momento esatto per cominciare ad entrare nel discorso MVP. Però prima di dirvi chi vincerà l'MVP di questa stagione, ragazzi, lo so in anteprima, vorrei fare un passetto indietro nel tempo e tornare ad inizio stagione quando feci 5 nomi di 5 giocatori papabili candidati. Vediamo com'è andata la loro stagione e poi vi dirò il favorito. Andiamo. Favorito numero 1 ad inizio stagione per me era Luka Doncic. Come in molti avevano pronosticato, il candidato principe di questa stagione ad inizio anno era Luchino, ma senza mezzi termini e senza dubbi, e soprattutto da parte di tutti. L'inizio di stagione però ha fatto precipitare le sue quotazioni e sebbene ora stia giocando a livello MVP e riportando tra l'altro Dallas in piena zona playoff, quasi a ridosso dei Lakers, purtroppo si è svegliato troppo tardi. Non ho dubbi, proprio non ho il minimo dubbio che Luka Doncic vincerà almeno un premio di MVP in carriera, ma purtroppo per lui non quest'anno. Favorito numero 2 a inizio stagione. Il mio nome era Nikola Jokic e qui direi ragazzi che ci siamo. Era il mio secondo nome ad inizio anno ed ora è a detta di tutti il favorito assoluto a vincere la statuetta. Senza dubbio il giocatore più continuo da inizio stagione, l'unico a non aver avuto pause causate da Covid, da infortuni o dal load management mascherato. Le sue cifre statisticamente sono diminuite rispetto a quelle, tra l'altro irreali, di inizio stagione, ma il record di squadra è più che positivo e nonostante il grave infortunio di Murray, i risultati sono rimasti ottimi. Favorito numero 3 ad inizio stagione era il mio personalissimo Jolly per il premio di MVP e sto parlando di Jason Tatum. Ad inizio stagione le aspettative sui Celtics e sulla stagione di Tatum erano altissime, come detto era il mio Jolly, il mio outsider. Un nome che nessun altro aveva fatto e che ho voluto proporre, però Boston ha giocato una stagione senza dubbio deludente, almeno fino ad ora. E Tatum è stato in linea con la stagione della squadra, ovvero discontinuo, parecchio sfortunato col Covid e a tratti però anche onnipotente. Anche qui, come per Doncic, il tempo è assolutamente dalla sua. I Celtics dovranno però riflettere sugli errori fatti in merito alla gestione del roster e ripartire da lui per puntare in alto. Favorito numero 4 a inizio stagione, il mio nome era Damian Lillard. Una stagione cominciata piano, decollata a livelli di MVP e poi precipitata nuovamente dopo i rientri di CJ McCollum e Yusuf Nurkic. È stato chiaramente in lotta per una buona parte della stagione, ma lui, come i Trail Blazers, sembrano ora caduti in un baratro da cui sarà veramente difficile rialzarsi. Era un nome, tra l'altro, su cui molti avevano scommesso. Dire che ha deluso sarebbe sbagliato, ma certo non ha avuto la forza di trascinare una squadra apparentemente super competitiva come Portland più su del settimo posto. Favorito numero 5 per me ad inizio anno era Stephen Curry. Pensavo, assolutamente ero certo, a riguardo di una stagione statisticamente mostruosa, così per ora è, ma il record di squadra in questo caso è troppo condizionante per l'assegnazione di un premio come quello di MVP. Sarà probabilmente tra i tre nomi nella lista finale, ma molto probabilmente non sarà lui a vincerlo. Una stagione passata tra momenti altissimi e frustrazione alle stelle per un supporting cast che è decisamente sotto il par. Allora ragazzi, questi erano i miei cinque nomi ad inizio stagione e devo dire che anche col senno di poi, praticamente tutti, forse Tatum un po' meno degli altri, ma tutti hanno vissuto chi più che meno il loro momento da MVP all'interno di questa stagione. A questi cinque nomi ci aggiungo poi tre giocatori i cui nomi non erano stati fatti e che però inserisco, vista la stagione che hanno disputato e visto che legittimamente potrebbero rientrare nella lotta per MVP. Il primo nome è quello di Joel Embiid, ovviamente.
dopo i primi due mesi di regular season era il favorito a mani proprio bassissime. Tra l'altro feci pure un video a riguardo e se tornate indietro nel tempo su questo stesso canale dovreste trovarlo. Se riesco ve lo linko anche sulle schede. L'infortunio che ha avuto e che lo ha tenuto fuori dal campo per 3 settimane circa ha però fatto pendere l'ago della bilancia verso un altro giocatore, ma ciò non toglie che il buon Joelone sarà comunque nel novero dei papabili. A parere mio sarà uno dei 3 finalisti con Steph e l'altro. Stagione superlativa e, a differenza degli altri, di tutti gli altri, stagione da two-way player, ovvero attacco e difesa. Il secondo nome, che non avevo fatto, è quello di Giannis. Giannis Antetokounmpo. La sua candidatura, seppur forte, è chiaramente segnata da un inizio stagione però poco brillante, dove più per le scelte di Budenholzer che per suoi demeriti ha avuto delle cifre tra virgolette normali, o più normali rispetto alle ultime due stagioni. Milwaukee ad inizio stagione ha letteralmente sperimentato, ha dovuto prendersi del tempo per inserire Jrue Holiday e i nuovi innesti dalla panchina. Da un certo punto in poi però si è tornati a giocare alla vecchia maniera, come nelle stagioni precedenti, ed il greco ha ripreso a mettere statistiche irreali. Troppo tardi, però. Nome numero 3, io ci faccio Donovan Mitchell. Nessuno ne parla, ma è di fatto il detentore del miglior record in NBA con gli Utah Jazz, la stella della miglior squadra della Lega ed è, ragazzi, un cazzo di fenomeno, poco da dire. La sua sfortuna, tra l'altro, come quella di Chris Paul, se vogliamo fare un paragone, un altro nome, è che gioca all'interno di una squadra con la S maiuscola, in cui non emerge un singolo giocatore, ma emerge il collettivo, e questo, purtroppo, è un fattore che gioca a sfavore di un'eventuale candidatura al premio di MVP. Mi sentivo però di fare il suo nome ugualmente. Altri nomi, diciamo gli esclusi di questo novero, ci metto Chris Paul, che però è fuori per lo stesso motivo di Donovan Mitchell, Harden, Irving e Durant per aver saltato ovviamente troppe partite, nel caso del Barba per l'inizio non certo esaltante in quel di Houston, Paul George e Kawhi Leonard sempre per aver saltato troppe partite, sebbene il record di squadra e le loro statistiche siano veramente ottime, LeBron James chiaramente per l'infortunio che lo sta tenendo fuori, e poi Julius Randle perché vincerà sicuramente il premio di giocatore più migliorato e perché, a differenza di tutti gli altri, non ha ancora una sufficiente narrativa su di lui. Ok ragazzi, ora che ho messo tutto sul piatto, vi dico che secondo me il vincitore del premio di MVP 2020-2021 è Nikola Jokic. Ad inizio anno avevo sostenuto la sua candidatura dicendo che per lui e i Nuggets sarebbe stato l'anno decisivo, l'anno X, il primo anno in cui The Joker si presenta in condizioni fisiche ottimali, il primo anno del nuovo contratto di Jamal Murray, che invece, a differenza di Joker, ha deluso, e l'anno chiave di Michael Porter Jr., che da quando si è fatto male Murray, tra l'altro, sta giocando divinamente. Nikola Jokic, tra tutti, è stato, come detto, il più continuo e quello che ha sempre giocato. Ha messo statistiche incredibili quando ce n'era bisogno e meno incredibili, ma più di sostanza, ora che ce n'è meno bisogno. Il premio di MVP ritorna, quindi, ad un grande centro. L'ultimo fu Shaq nel 1999-2000, se non consideriamo Duncan e lo stesso Giannis, visto che entrambi giocavano con un altro lungo al loro fianco. Quindi ragazzi, MVP stagione 2020-21, Nikola Jokic. Così parlò il Franz. Ditemi come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo contenuto. Un saluto, il Franz.